E ben ritornati in un nuovo video con la vostra Vale Mangaka. E oggi siamo un nuovo acquisti anime manga. Credo che sia l'ultimo acquisti anime manga che faccio prima di partire poi per Rimini. No, non piangete, non vi preoccupate, farò sempre i video acquisti, naturalmente un po', non dico tanto ridotti, però qualcosina farò. E niente, ci sarò sempre presente con voi, qualcosina nelle vacanze, non tantissimo perché alla fine durante il mese di agosto è vacanza per tutti. Ovviamente naturalmente anche voi andrete per le vacanze, quindi pure io vado in vacanza. Prima di iniziare gli acquisti, che sono tanta roba, voglio ricordarvi che dal 14 luglio al 17 di luglio sarò presente tutti e quattro i giorni a Rimini Comics and Games 2016. E vi avevo già detto che non ero ancora decisa su quale cosplay portare per tutti e quattro i giorni. Vi posso dire soltanto due cosplay che porterò ufficialmente a Rimini Comics. Non so ancora bene i giorni, ma poi onestamente mi sto organizzando, anche se manca evidentemente quasi una settimana ormai e devo ancora sbrigarmi. Il primo cosplay che porterò sarà una versione estiva molto carina, molto un po' particolare, di Maleficent, di a versione Angelina Jolie. Il secondo cosplay che porterò invece sarà la versione femminile della classe Yop, chiamata Yopette, del gioco Il Morph di Wakfu o Dofus, che tra l'altro sono stessi personaggi, però cambiano ovviamente un po' di stile, cambia un pochettino, ma appartengono comunque allo stesso tipo di gioco. E purtroppo per gli altri due giorni non ho idea di cosa portare, anche se uno forse ho idea, però non ne sono sicura, però volevo forse l'altro non ne sono sicura, quindi probabilmente andrò con l'ultimo, col primo giorno, gli altri giorni sarò con la in borghese, sarò quindi col costume da bagno, andrò in giro per la fiera, non lo so. Comunque il giorno, il programma definitivo ve lo caricherò poi in un secondo video, prima ovviamente durante la settimana prima del Rimini, così in qualche modo, se naturalmente mi volete beccare o volete salutare anche solo per un saluto, ovviamente mi potete riconoscere in questi determinati cosplay. Però per il momento vi potete accontentare di questi due, quindi non ci posso fare niente. Detto questo, ragazzi, iniziamo subito perché sono tanta roba. Iniziamo con un grande recupero di un fumetto che è stato consigliato da tantissimo anche dalla mia migliore amica. Recuperato questa volta il numero 7, il numero 8 e il numero 9 di Black Battle, edito dalla Planet Manga. Quando l'ho recuperato ho visto che erano un po' mezzi rovinati, non erano proprio nuovi, credo che sia una vecchia ristampa, e da quanto ho sentito dire che stanno rifacendo la ristampa di Black Battle, e questi sono tutte vecchie ristampe, quindi sono un po' trasandati, però almeno sono riuscita a recuperarli altri tre volumi, almeno posso continuare questa serie. Numero 7, numero 8 e numero 9. Andiamo avanti con un altro fumetto, sempre dei miei generi preferiti, che adoro, sempre generi horror, splatter, survival, preferito per un pubblico adulto. Sto parlando del mio amatissimo ottavo volume della Fortezza dell'Apocalisse, edito dalla Planet Manga. Qua altro c'è una copertina molto buona, particolare, con questo personaggio qui, molto molto bella, molto simpatica. Sempre vi ricordo sempre che per un pubblico adulto, quindi chiedete sempre consigli più piccoli, chiedete prima consiglio, ma a me papà me lo scrivevo, anche se ve lo ripeto sempre, però voglio sempre essere sicura che chiaramente c'è gente che mi segue più piccola, quindi voglio essere sicura che tutti quanti chiedano prima il permesso. Continuiamo con credo, non so se quanto durerà questa miniserie, comunque questo diciamo di versione chibi o diciamo più spiritosa di questa bellissima serie. Sto parlando del secondo volume di Attacco a scuola con i giganti, edito dalla Planet Manga. Continuiamo con un altro grande ritorno, che questo mi mancava da tantissimo tempo, ero troppo sicura, ero molto curiosa di sapere come continua questa serie, che devo ancora guardarmi anche il film. Sto parlando del secondo volume di The Boy and the Beast, edito dalla Planet Manga, e devo ancora guardarmi il film. E se qualcuno di voi naturalmente aveva già visto il film, e basta, mi potete scrivere un piccolo commento qua sotto, ditemi se ne vale la pena, se è bello, se è brutto, ed ovviamente senza farmi spoiler, perché altrimenti... Andiamo avanti con un altro shonen molto carino e simpatico. Sto parlando del terzo volume di Magico, edito dalla J-Pop. Come sono contentissima di aver preso il terzo volume. Tra l'altro con la copertina tutta verde, non so, prima era tutta un po' diversa, però sono curiosissima di vedere come continuerà.
Andiamo avanti con questi ultimi due volumi che si conclude una serie che mi è piaciuta tantissimo, da quanto dicono che sia l'ultimo volume. Sto parlando dei numeri 19 e 20 di Pokémon Nero e Bianco, edito dalla GP Manga. Finalmente GP Manga si è riuscita, almeno credo, a portare a termine almeno un qualche fumetto, diciamo. Non dico almeno, perché la maggior parte riesce a portare a termine tutti quanti, però 19 e 20 volume è un peccato, perché è molto carino, anche se sono talmente sottili, ripeto, me li mangio subitissimo, ed è un peccato perché finisce così, però almeno non mi occupava tantissimo spazio, sperando che, meno male, che perché altrimenti mi avrebbe occupato tantissimo spazio nella libreria e sarebbe stato un pochino dura, però almeno sono versioni più tascabili. Numero 19 e numero 20. Andiamo avanti con uno shoujo nuovissimo, bello bello, sono andati molto oltre, che mi piace tantissimo. Sto parlando del sesto volume degli Spiriti di Casa Momochi, edito dalla J-Pop. È carinissimo, molto molto bello, con queste immagini. Adesso faccio vedere qualcuna random senza rovinarmi niente, però è molto simpatico e molto carino, a me piace tantissimo. È molto leggero, questi racconti sulle creature fantastiche, su questi miti, queste creature giapponesi, molto molto bello, ve lo straconsiglio anche questo. E andiamo avanti con un'altra serie che, dico la verità, non pensavo che andasse avanti. Da quanto mi dicono nei commenti, nei video precedenti che avevo chiesto, credo che duri fino al 30esimo, fino al 60esimo di questa serie. Però vabbè, mi sto rinnamorando, diciamo, di questa serie. Sto parlando del 28esimo volume di Kenichi, edito dalla Planet Manga. Continuiamo con un altro fumetto, un'altra storia, sempre divertentissima anche questo, troppo troppo contenta. Sto parlando del terzo volume di One Punch Man, edito dalla Planet Manga. Che continuiamo con un altro recupero, con l'aggiunta del nuovo volume di un altro shonen che mi è piaciuto tantissimo la prima serie. Sto continuando a leggere questa nuovissima serie. Sto parlando dei numero 9, numero 10 e il nuovissimo numero 11 di To Love Ru Darkness, edito dalla Star Comics. E gli ultimi due, questi qua, il 9 e il 10, erano tutti da recuperare, e finalmente sono arrivata alla pari, e l'uscita poi dell'undicesimo volume, che è uscito da, mi pare, qualche settimana. E con questo così sono arrivata finalmente alla pari con tutta quanta la serie, senza neanche perdere neanche uno, stranamente. Numero 9, numero 10 e numero 11. Continuiamo con un seinen, guarda, tanta tanta roba, esageratamente, però sto parlando del quinto volume di Peep Hall, edito dalla J-Pop. E guarda, è uguale nella copertina precedente, la copertina del numero 3 se non vado errato, e con dietro il... cosa c'è da nascondere mai dietro questo buco? E continuiamo con un altro fumetto che credo non avrà mai fine, come lo stesso One vale per One Piece. Sto parlando del mio amatissimo 69esimo volume di Bleach, edito dalla Planet Manga. E arriviamo con la conclusione di una serie, di uno shonen, guarda, tanta tanta roba, che è molto più spesso rispetto a tutti gli altri precedenti volumi. Sto parlando del decimo e ultimo volume di Blood Blocked Battlefront, edito dalla J-Pop. È un peccato che sia arrivato alla fine, mi è piaciuto tantissimo, e anche se dice termina questa prima serie, che sarà mai che forse del nostro mangaka preferito vorrà decidere di fare una seconda serie di questa, di Battlefront, chissà. E andiamo avanti con un altro shonen. Questo è un grande recuperone che ho aspettato da un po' di tempo per recuperare, ero nel dubbio se volerla continuare o no. L'avevo abbandonata da un sacco di tempo, non avevo più fatto storia, non avevo neanche parlato nei vari video che avevo fatto. Però è una serie che probabilmente avevo iniziato prima ancora di iniziare la mia, diciamo, carriera, tra virgolette, di YouTube. Sto parlando dei numeri 4 e numero 5 di Medaka Box, edito dalla GP Manga. Quando sono arrivata, meno male che c'erano arrivati il numero 4 e il numero 5, perché gli altri purtroppo mancavano, e quindi almeno l'opportunità di poterli leggere. Adesso sperando che il mio negozio di fiducia mi possa recuperare tutti gli altri volumi rimasti. Numero 4, numero 5. Andiamo avanti con un altro shonen che mi è passato anche questo un bel po' di tempo, finché è arrivato dall'ultimo volume, che poi in passato mi sarei a maggio, mi pare, non vorrei che fosse un po' più tardi, però è passato un bel po' di tempo. Sto parlando del mio amatissimo quarto volume di Magi Adventure of Sinbad, e questo spin-off è dedicato a Sinbad, edito dalla Star Comics.
E andiamo avanti con un altro fumetto che anche questo ho iniziato a leggere ed è molto molto carino, anche se naturalmente il disegno si sa che non è che mi fa tanto impazzire, però naturalmente sono tutte storie dei vecchi primi disegni che faceva di questo grande supereroe, antieroe possiamo anche chiamarlo. Sto parlando del terzo volume di Lupin III, edito dalla Planet Manga. Continuiamo con un seinen che anche questo ho iniziato a leggere, è un genere sul survival, splatter, horror, tutto quello che vogliamo dire, sempre riferito per un pubblico adulto. Sto parlando del secondo volume di Remember, edito dalla J-Pop, e tanto anche questo è una cosa esageratamente bella, come sempre io adoro questi generi horror, splatter, survival, come vogliamo definirli, però è molto molto carino, ve lo consiglio anche questo, è tanta tanta roba. Andiamo avanti con un shonen, wow, è un'esagerazione, bello, 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 c'è una strana, la storia mi sta facendo avvinghiare tantissimo su questo genere, alcuni può non piacere, altri non può piacere. Sto parlando dell'undicesimo volume di Tokyo Ghoul, edito dalla J-Pop, e quindi vi ho detto tutto, che ho ancora il DVD della seconda stagione di Tokyo Ghoul, devo ancora guardarlo e probabilmente dovrò riguardarmi anche quello della prima stagione, perché non mi ricordo nulla. E andiamo avanti con un altro grande ritorno. Ah, quanto lo aspettavo da tantissimo tempo questo ecchi. Ah, non ne potevo più. Sto parlando del mio amatissimo dodicesimo volume di Prison School, edito dalla Star Comics. Continuiamo con un altro shonen molto carinissimo, anche questo ci ha voluto un bel po' di tempo nell'uscita, però è molto molto bello, mi piace tantissimo questa genere sulle creature fantastiche, tutti i racconti che mi piace tantissimo. Sto parlando del terzo volume di Unseen Magus Pride, edito dalla Star Comics. Penultimi manga dei vecchi volumi, c'è un altro seinen. Oh, finalmente, quando cazzo arrivava, non ne potevo più. E sono contentissima, mi sta piacendo tantissimo questa nuova versione, questo nuovo stile, mi piace moltissimo. Sto parlando del settimo volume di Young Black Jack, edito dalla Star Comics. No. Ultimo shonen di questi vecchi volumi, così conclude questa serie che è tanto bella, ma tanto carina, però un peccato ovviamente che finisca, perché essendo tutta questa bellissima edizione fatta perfect e tutta molto carina, molto figa, con l'ultimo volume, però ci può anche stare. Sto parlando del mio amatissimo quindicesimo e, ahimè, ultimo volume di Dr. Slump Perfect Edition, edito dalla Star Comics. E con quest'ultimo finalmente si conclude questa parte dei vecchi volumi. Ora possiamo passare all'unica novità manga e più qualche altro gadget. Unica novità manga, quel nuovissimo seinen, finalmente lo desideravo tantissimo tempo, ero lì fremito ad acquistarlo in lingua originale, però ho detto ma aspettiamo, vediamo se poi uscirà in lingua italiana. Finalmente è arrivato. Non mi aspettavo due cose da questo fumetto: il primo, il prezzo, un prezzo esorbitante, che quando l'ho notato, porca puttana, ho fatto la faccia così. Il secondo invece, secondo punto, è la grandezza, perché è qualcosa di abnorme, io non mi aspettavo una cosa così grande, gigantesca, pensavo qualcosa di più piccolo. Sto parlando finalmente del mio amatissimo primissimo volume di Loveline, edito, è più grande, come avete notato, è più grande della mia faccia, quindi io non capisco perché. Comunque poi tra l'altro è anche questo sbarluccicoso, tra l'altro non riesco a farvelo vedere perché non riesce a rendere più di tanto, fa sbarluccicoso. Finalmente così lo posso vedere, per voi invece vi beccate la trama. La storia si ambienta nella scuola superiore Otono Kizaki di Tokyo, situata tra i quartieri di Akihabara, Kanda e Jibonku. A causa del calo delle iscrizioni ne viene decisa la chiusura, che si realizzerà nel giro di 3 anni con il diploma delle studentesse del primo anno. Per cercare di impedire la chiusura della scuola, una delle studentesse del secondo anno, Onoka Kousaka, assieme alle amiche Umi Sonoda e Kotori Minami, decide di formare un gruppo di idol scolastico con l'obiettivo di diventare popolare e attirare l'attenzione
informazioni sulla loro scuola. All'inizio le tre ragazze sono sole, ma assieme ad altre sei compagne formeranno alla fine il gruppo delle muse, con l'obiettivo di partecipare al Love Line Contest Canoro per le School Idol e di trarne il massimo della visibilità possibile. E questo, ragazzi, purtroppo era l'unico acquisto manga che ho potuto ritrovare in questo merasma di roba. Ora possiamo passare agli ultimi due articoli e diciamo gadget che io sono riuscita a poter acquistare. Come primo gadget ho visto questa figure da lontano, questa pop, una delle tante pop che mi piacciono tantissimo. L'ho vista da lontano ed era boh, qualcosa di pazzesco, e volevo farvela vedere, qualcosa di assurdo. È la pop Kryptons di Hatsune Miku. Se voi la vedete, notate bene, è sbarluccicosa, è tutta brillantirosa, è glitterata, non so come farvelo vedere, è bellissima, è tutta particolare. Quando l'ho vista ho detto no, ma deve essere mia. Io adesso vi chiedete, c'ho già la pop di Hatsune Miku, però questa è la primissima versione che vedo, questa è troppo particolare, sono troppo contento di averla presa, mi piace tantissimo. Ultimo gadget è questa scatolina misteriosa, che adesso voi chiederete ma cosa ci sarà dentro questa scatolina. Come avete notato è una confezione di, come avete visto, è una confezione di edizione di Sailor Moon Crystal, quindi della nuova serie. Sono molto curiosa di vedere. A quanto vedo qui ci sono disegnati qua dei portachiavi di Sailor Moon con tutte le guerriere Sailor. Andremo a vedere insieme tutte quante le confezioni, le bustine andremo ad aprire. Prima bustina, abbiamo trovato Sailor Mercury. Seconda bustina, questa volta Sailor Venus. Terza bustina, Sailor Jupiter. Quarta bustina, Sailor Mars. E quinta bustina, finalmente la nostra amata Sailor Moon. Però aspettate un attimo, ragazzi, nella confezione a quanto pare non ce ne sono 5, ce n'è una bustina in più, ce ne sono 6 bustine, quindi non lo so che cosa sarà mai, sarà qualcosa di bonus extra. Comunque andremo a scoprire la sesta bustina extra, vediamo un po' cosa c'è dentro. No, non ci credo. No, non ci credo. Mi hai levato una seconda Sailor Moon, quindi a questo giro ne ho trovate tutte e due, ne ho trovate due Sailor Moon. Ma pensa a te, ma guarda un po', quindi veramente ne ho trovate due di Sailor Moon. E quindi questo era tutto e quello che c'era dentro nelle varie bustine in questo pacchetto misterioso dedicato alla nuova serie Sailor Moon Crystal, tutti e 5/6 portachiavi con uno in più di Sailor Moon e di tutte le altre guerriere Sailor. E finalmente con questo, sì, con quest'ultimo si conclude finalmente tutti quanti gli acquisti manga. Finalmente, se volete sapere tutte le prossime uscite, tutte le prossime novità manga, figure, magliette, tu gadget, qualsiasi cosa, le potete trovare sul nuovo anteprima del mese di giugno/luglio. Io spero che questo acquisti manga vi sia piaciuto, vi abbia fatto un po' divertire tutto quanto. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate con un piccolo commento qua sotto, che cosa avete acquistato, che cosa vi piace, che cosa vuoi che faccia in un prossimo video. Ovviamente se avete qualche consiglio anche da chiedermi, se avete qualche delucidazione o qualsiasi richiesta, lasciate un commentino qua sotto e io vi risponderò. Io chiudo qua il video e come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate un commento e un mi piace anche alla mia pagina Facebook, Twitter, Instagram e Telegram, che vi lascio il link qua sotto in descrizione. Ho anche aperto un gruppo Telegram, Chiedi a Vale Mangaka. Se volete partecipare a questo mio gruppo Chiedi a Vale Mangaka, mi chiedete personalmente tramite il link della mio gruppo, della mia pagina di Telegram, mi chiedete se volete entrare in questo gruppo di Telegram e io valuterò se volete entrarci o no, perché purtroppo le persone ce ne sono in giro di persone strane, quindi non vorrei avere spiacevoli incontri diciamo con queste persone e quindi valuterò un pochettino. Prima di salutarvi vorrei dedicare due o tre minuti se naturalmente mi consentite a salutare una persona che purtroppo in questi giorni purtroppo se n'è andata, non c'è più tra di noi. Come avete saputo ci è girato lì in notiziari, si è girato tanto su Facebook, e purtroppo è scomparso il mitico Bud Spencer, che ci ha fatto tanto rivivere, tanto divertire con la sua ironia, con la sua diciamo personalità, perché era una persona squisita. A me mi è dispiaciuto tantissimo quando l'ho visto su Facebook la notizia, sono rimasta di sasso perché non poteva
credere, pensavo che fosse una specie di scherzo, che i soliti scherzi che mettono su Facebook, ma invece purtroppo era successo, è scomparso purtroppo all'età di 86 anni se non vado errato. Ci ha portato via un bel pezzo di storia cinematografica ed era una persona meravigliosa. Chi ovviamente nella nostra infanzia non ha mai visto almeno un film o un paio di film di Bud Spencer con il mitico Terence Hill, quando facevano le varie scene divertenti, quando facevano le ammucchiate, quando dovevano occhiarsi, fare le lotte tutti quanti assieme, o anche soltanto quando facevano la scena quando dovevano mangiare i fagioli. Era una cosa assurda o bellissimo. Oppure c'erano tante altre cose che ci ha fatto divertire questo personaggio. Ho voluto fare questi 2-3 minuti per dedicare giustamente 2-3 parole a un grande personaggio come Bud Spencer.